Io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Oggi vi presento una ricettina semplice ma gustosa, il pane nuvola dolce keto. Quindi vi porto subito alla mia video ricetta, ma voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale se vi piacciono queste, e mettete un like, condividete e attivate la campanellina. Un baciotto saccaroso e buona giornata! Ciao! Allora cominciamo proprio col montare gli albumi a neve. Benissimo, e mettiamolo qui in una bellissima bowl più spaziosa. Allora integriamo subito un pizzico di sale con la cannella, il succo di limone, l'erythritolo. Con 100 g di formaggio tipo Philadelphia, io ho utilizzato Skyr, formaggio spalmabile. E per ultimo metteremo lo xantano, già passato nel colino per evitare grumi fastidiosi e noiosi. Ok, siamo arrivati al punto in cui possiamo tranquillamente prenderli. Va benissimo anche uno di questi mestoli per il gelato, bagnarlo sempre in acqua così non si attacca tutto l'impasto al cucchiaio del gelato. Perfetto, per ora ne sono venuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dopo sicuramente altri 6, li inforniamo un attimo e vediamo come viene. Prima di infornarli, cospargiamoli di cioccolato fondente fatto tritato, ok, questi sono al sapore di cannella, ovviamente ho messo anche il formaggio tipo Philadelphia all'interno. Perfetto, in forno. Ok, allora 180 gradi, va benissimo, sopra e sotto. Mettiamo mezz'ora, ma ovviamente sappiamo già che impiegheremo molto meno. A dopo. Allora, intanto che stanno cuocendo in forno quelle altre, io a queste altre nuvole ho dato una forma diversa. Quindi, ecco qui, mi diverto così oggi. E così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminate, aspettiamo il forno, a dopo! Quelli sono pronti, morbidissimi, buoni, li dobbiamo assaggiare? Mi sa di sì! Ma che meraviglia, sono venuti bellissimi! Ok, allora è con questo risultato che io vi saluto. E vi rimando alla mia prossima ricetta. Mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e buona giornata.